Eccoci qua ragazzi con la recensione del Cinelog 30, fratello maggiore del Cinelog 25 con cui mi sono trovato e mi trovo ancora benissimo e oggi finalmente dopo averci volato un po' posso raccontarvi come mi sono trovato. Allora, parto dal presupposto che la mia è la versione analogica, purtroppo, poi dopo vi dico anche il perché, più che altro è una conferma e niente, sono riuscito finalmente a volare anche con forte vento e l'unica cosa forse l'autonomia sono riuscito poco a testarla perché con il freddo che è arrivato, col vento che comunque qua bene o male c'è sempre stato vento, più che altro non è che posso dire l'autonomia magari come ho fatto col Pavo o altri droni quest'estate. Comunque togliamo qualcosa, vi posso già anticipare che l'autonomia è sicuramente buona. Allora, appoggiamo il Cinelog 25, prendiamo il nostro Cinelog 30. Allora, abbiamo già fatto la configurazione, abbiamo già visto bene o male com'era appiddato. Vi ricordo il link nella descrizione del video. Allora, vi posso dire che il drone vola veramente bene. Allora, la prima cosa che vi posso dire a differenza del Cinelog 25 è che con forte vento, mi spostavo quasi io, tanto dopo vedrete dal DVR e anche dalla GoPro i fili d'erba quando sto per decollare che si muovono tantissimo e il vento era veramente tanto. Nonostante questo, DVR liscio, il drone vola veramente bene, ovviamente vedrete che è un po' inclinato perché devo contrastare il vento e mi ha stupito perché come anche il Pavo 30 alleggerito, perché molti di voi si chiederanno anche magari qualche piccolo confronto e quant'altro, diciamo che il feedback è molto simile. Infatti è un drone sempre da 3 pollici, eliche da 3 pollici, i motorini più o meno siamo lì e la configurazione è più o meno simile. Vi ricordo, per chi non ha visto il Pavo 30, le dimensioni sono simili. Ecco, una cosa che qualcuno si potrebbe chiedere, il Cinelog 30 in versione digitale, perché vi ricordo che comunque col Pavo 30 ho fatto anche un po' fatica a stare sotto i 250 grammi con batteria e GoPro Naked. Allora, la versione digitale, secondo me, e poi qualcuno mi ha confermato, non sta sotto i 250 grammi, almeno con le lipo 650 tradizionali, Tattoo, Ovonic e quant'altro, e con la GoPro Naked siamo poco sopra i 250 grammi. Allora, probabilmente sono dettagli per qualcuno, però magari per chi ci guarda è bene sapere che rispetto per esempio al mio Pavo 30 alleggerito, che addirittura con alcune lipo riesco a stare sui 2,45-2,44 con tutto 6,54S. Nella versione digitale posso dirvi quasi con certezza che lui sfora, anche se di poco, i 250 grammi. In versione analogica siamo sotto i 250 grammi. Ve l'ho pesato durante la configurazione. Sono comunque cose da sapere, visto che comunque viene venduto come sub 250. E niente, continuando con il volato, allora l'autonomia, ad esempio con forte vento, comunque con del vento, con una 8,50 sono riuscito a fare tranquillamente 5 minuti. Ovviamente con il digitale avremo qualche grammo in più e con una 6,50 diciamo che sono riuscito a fare 3-4 minuti, però con il freddo, con il vento e quant'altro probabilmente i tempi sono molto simili al Pavo 30 dove riusciamo ad arrivare con una 6,50 a 5-6 minuti e con una 8,50 riusciamo quasi ad arrivare sugli 8 minuti. Allora, queste sono anche riflessioni anche in base a quello che mi hanno riportato altri ragazzi che stanno utilizzando il Cinelog 30. E purtroppo io ho provato la versione analogica, dico purtroppo perché mi ero dimenticato la differenza, perché quando sono andato a testare questo mi sono portato sia il Cinelog 30 e sto continuando a migliorare il Protec 25 Pusher. Adesso abbiamo già cambiato le eliche, abbiamo cambiato ancora un po' i PID e niente, dopo aver volato con questo e poi con questo in digitale, devo dire che la differenza si nota, soprattutto in alcuni spot dove c'erano tanti alberi, dove aveva appena piovuto con cemento e quant'altro, soprattutto gli alberi, perché in alcuni casi danno più fastidio gli alberi che il cemento. Devo dire che proprio non c'è paragone perché qui avevamo tutte interferenze quando ci allontanavamo un po' di più e andavamo dietro gli alberi, mentre col digitale veramente ragazzi non avevamo nessun tipo di problema e vedevamo proprio in HD fili d'erba e quant'altro. Chiuso una parentesi perché appunto non mi voglio dilungare perché sennò entriamo sempre nel solito discorso analogico e digitale. Drone sicuramente promosso perché senza toccare niente, Gepr C si conferma forse uno dei migliori produttori per quanto riguarda il PID tuning. Io non ho toccato niente se non mettere i miei rate. Il drone vola liscio, senza vibrazioni, col vento è una lama, poi dopo
vediamo il volato e niente, sicuramente promosso perché per il momento non ci sono tante soluzioni al di là di questo 3 pollici in teoria sotto i 250 grammi. Vi ricordo, vi do qualche anticipazione, anzi qualcuno di voi li avrà già visti, usciranno anche dei pusher da 3,5 pollici, leggermente più grandi, con motori sovradimensionati, anche quelli sono interessanti, ovviamente non stiamo sotto i 250 grammi, e sono fatti per portare GoPro intere, quindi per chi non vuole avere la GoPro naked e quant'altro, con quelli si riescono a tirare su tranquillamente GoPro intere. Ottima autonomia e da quello che ho capito potranno essere anche molto silenziosi, cosa importante. Ecco, anche un'altra cosa, risulta essere silenzioso per essere un 3 pollici, mi è piaciuto anche per questo. E niente ragazzi, che dire, se devo consigliare il CineLog 30 sicuramente lo consiglio per la sua autonomia e comunque volo, perché vola benissimo. Purtroppo, come vi ho detto, per la versione digitale probabilmente non riusciamo a stare sotto i 250. Alla luce di tutto, dovrete fare voi le considerazioni finali se acquistarlo o meno, e soprattutto per chi mi segue, per chi ha preso il CineLog 25, se si chiede se potrebbe essere un upgrade interessante. Io vi dico che se dovete volare con più vento, perché sappiate che col CineLog 25 mi darete conferma, con un po' più di vento è vero che vola comunque, riusciamo a chiudere il volo, però facciamo sicuramente più fatica rispetto a questo. Questo, come ho detto anche in altre occasioni, potrebbe affiancare il CineLog 25. Magari prima affiancavo il CineLog 25 in caso di problemi con droni proprio da 3 pollici, poi ho fatto il Pavo 30 e in questo momento io ad esempio uso il Pavo 30 alleggerito quando ho un po' più di bisogno, se non addirittura in tutti gli ultimi video, e se ho bisogno di fare una ripresa magari nell'interno, passare in spazi più stretti, riprendo il CineLog 25. Una cosa, se proprio devo dire, che non mi è piaciuta è lo strap con cui arriva. Allora, sono dettagli, però come ho detto anche in altri video, i dettagli su questi CineWhoop fanno la differenza. Allora, lo strap io l'ho dovuto cambiare. Allora, è un po' difficile da mettere, però con una pinzetta alla fine riusciamo a cambiarlo. Però i due strap che ci vengono dati, allora, quello di default già inserito, nero, è troppo corto se dobbiamo utilizzare delle 8,50. Per me con le 8,50 è veramente perfetto per quanto riguarda autonomia, volo e quant'altro. Con le 6,50 vola comunque bene, ma abbiamo un pochino meno di autonomia. E per quanto riguarda lo strap, vi stavo dicendo che appunto lo strap con cui vi arriva, la 8,50, vi dico già, non la riesce a chiudere, e dobbiamo appunto mettere questo strap più lungo che ci viene dato in dotazione. Allora, lo strap più lungo con le 6,50 è troppo lungo, è vero che lo riusciamo a chiudere, abbiamo il grip che comunque non ci fa muovere la batteria, però per mettere l'8,50 dobbiamo per forza mettere lo strap lungo. Sono dettagli, con altri droni non ho avuto questo tipo di problema, e però per chi magari è un po' più precisino potrebbe dar fastidio. Per quanto riguarda il frame, qualità costruttiva, comunque anche la placchetta in carbonio, insomma il drone in generale mi è piaciuto molto, perché comunque è ben curato, è fatto molto bene. Visto che ho provato anche la versione analogica, allora sicuramente sono un po' arrugginito, però rispetto alle ultime VTX che ho provato, allora, se devo dirla tutta, allora è vero che ho volato in punti, allora soprattutto dove ho avuto problemi con alberi, dove aveva appena piovuto e quant'altro, però ho avuto un po' più di problemi con la VTX, nonostante sia sparata al massimo. Probabilmente anche l'antenna posizionata così, o comunque per via della location e quant'altro, però la VTX non si è comportata benissimo. In campo aperto invece, nell'altra location, si è comportata bene o male con altre VTX, quindi devo dire che se devo dare un giudizio per chi volesse prendere la versione analogica, la VTX direi che la collocherei in una fascia media, non in una fascia eccelsa, ma neanche in una fascia economica. Diciamo che rispetto ad altre VTX non è che mi abbia entusiasmato così tanto, almeno per la versione analogica. Detto questo, vi lascio con il volo del CineLog 30. Thank you.
Ho fatto il video un po' spezzoni perché mi venivano in mente dopo le varie cose riguardandomi il drone. Per quanto riguarda il peso, allora volevo aggiungere l'ultima cosa e poi vi lascio. Allora, magari togliendo appunto le spugne, però dopo andiamo un po' a cambiare la filosofia del drone, però ovviamente ognuno fa le sue valutazioni. E se avesse la versione digitale, e magari togliendo le spugne, io ho messo un po' tutto, ho messo anche qua l'adesivo per atterrare qua sotto, oppure facendo anche qualche modifica, visto che sforiamo di pochi grammi, forse anche con la versione digitale, con qualche modifica che ho fatto anche col Pavo 30, riusciamo tranquillamente a stare sotto i 2,50. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!